Arrestata banda di giovani accusati di almeno 6 furti notturni e danni di attività commerciali nel pesarese. La notizia delle predisposizioni cautelative in carcere dei 3 ragazzi ha tranquillizzato in parte l'opinione pubblica, scaturita da una serie di razzie ai danni dei commercianti, generando un allarme sociale anche tra i cittadini. Nel mirino dei ladri non solo batterie di cioccolato, fondo cassa, ma la baby gang ha mirato anche moto, gratte, vinci e slot. Gli inquirenti in queste settimane procedono nel reperire più elementi possibili di collegamento, verificati anche nei colpi messi a segno utilizzando camion e furgoni per sfondare le vetrate, come è accaduto di recente allo storico bar Vampa a Muraglia. C'è poco controllo, c'è tutto libero, qui nessuno ci interessa, lasciano fare quello che vogliono. Bisognerebbe aumentare la polizia e aumentare anche lo stipendio alla polizia, e anche le telecamere, tutto, l'illuminazione. I controlli ce n'è pochissimo, una volta c'erano tanti vigili qui, adesso non ce n'è più nessuno, non se ne vede più, ne vede passare qualcuno ogni tanto. Direi la cosa più ovvia, aumentare la presenza dei militari, la polizia, i carabinieri, anche perché è un fenomeno che non è tanto della gente locale, ma della gente che viene di fuori e pratica questa attività. Le razzie sono state eseguite anche in alcune pizzerie e bar della zona campus di Pesaro. L'una e mezza di notte hanno sfondato la finestra e poi dopo hanno svaligiato ovviamente la cassa con 200 euro dentro di monete e fondo cassa. Tutte le cassetti rovesciati, tanto fanno così, ormai lo sappiamo. Cos'altro? Per fortuna nel male è andata bene che non hanno rotto vetri, queste cose qua. Quindi niente, così. È la prima volta che capita nel vostro esercizio? Qua sono venuti 2 o 3 volte nell'arco degli anni. Qualche volante della polizia ogni tanto che gira, un pochino ci vorrebbe, anche di notte, specialmente il venerdì, sabato, domenica, quando vedi anche una pattuglia, un pochino questi si allertano.